E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare Maurizio Merluzzo. Ciao Maurizio, come stai? Ciao Mario, ciao, tutto bene, tu? Tu stai bene? Quello è Bene, importante, bene. la salute. Bene, bene, dai. Magari detto così, forse i nostri ascoltatori staranno pensando che oggi intervistiamo un pesce, ecco, Chi lo Merluzzo. sa, chi lo sa, neanche fosse il 1º aprile. Quindi direi, primi secondi, ti lascio presentare un po', ecco, spiego un po' ai nostri ascoltatori chi è Maurizio e cosa fa Maurizio. Ah, mi autopresento quindi, mi Sì, presento io. ti Va lascio bene, quasi la sono libertà. Maurizio Merluzzo. Vai, sono Maurizio Merluzzo, sono un doppiatore professionista da quasi 12 anni ormai e in parallelo a ciò ho una interessante e incessante attività su YouTube e sui vari social, insomma. Ecco, quando è che è nata questa tua carriera da doppiatore? Come nasce tutto ciò? Guarda, io quando ero piccolo ho scoperto che i cartoni animati avevano la voce delle persone. Allora, quando ero bambino, mi sono detto: io da grande voglio fare la voce dei cartoni. Così, crescendo, questa passione si è sviluppata. Insomma, ho scoperto poi col tempo che per essere un doppiatore bisognava essere un attore, studiare recitazione, avere una formazione attoriale. E quindi ho intrapreso questo percorso finché mi sono trasferito a Milano, ho studiato a Milano e dopo tanti provini ho iniziato piano piano questa carriera. Ok, sappiamo che sai fare tante voci, ti va di farcene qualcuna mentre salutare Android? Però io ti dico, beh, se io ti faccio le voci qui, quando poi chi mi ascolta e dice andiamo a vedere cosa fa sul canale, va sul canale e le ha già sentite, si rovina la sorpresa. Ah, Facciamoli andare gli ascoltatori sul canale YouTube insomma, ok, allora a scoprire quali sono le voci, no? È più divertente. perché sono veramente un bot, io mi diverto sempre veramente, Ti ringrazio, ti bravo, più ringrazio. forte di me. E come altra domanda, mi va di chiederti un po' quali sono i consigli che ti sentiresti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi a questo tuo mondo del doppiaggio, ecco, magari è un mondo pieno di segreti o piuttosto che segreti consigli, ecco, diamo Ma qualche guarda, consiglio. io credo che fondamentalmente bisogna essere armati di tanta determinazione e di tanta volontà, perché c'è da studiare tanto, nel senso, come ho detto prima, per fare il doppiatore bisogna avere una formazione attoriale, quindi c'è lo studio della dizione, della recitazione soprattutto, in ogni sua forma. E poi, insomma, non è un mondo facile in cui entrare, bisogna bussare tante porte, bisogna fare tanti provini, ci si Assolutamente. sentirà dire tanti no. Quindi bisogna insistere, provare, provare, riprovare finché, insomma, bisogna lavorare tanto per Solo arrivare generazioni. in questo mondo, ad essere affermati in questo mondo. Ecco, ormai su YouTube si può dire che sei famoso, sì, sei famoso Beh, perché sono conosciuto, dai. siamo arrivati quasi ai 400.000 iscritti Esatto. e quindi una cosa che ti voglio chiedere è qual è il video che ti ha permesso di diventare così popolare sui social, senza il video che Ma ha sai, fatto il boom? secondo me non c'è un video in particolare, secondo me è un'escalation di cose, nel senso che prima del mio canale personale, che appunto conta più di 350.000 iscritti, insieme al mio socio Paolo Cellammare, nacque nel 2013 Cotto e Frullato, che era questo programma show comico di cucina dove io cucinavo e frullavo solamente in grembiule. Diciamo che di attività sul web ne ho fatte tantissime, quindi secondo me non c'è stato un vero e proprio exploit di un singolo video, ma una serie di cose che mi ha portato a farmi conoscere e ad affermarmi, diciamo. Ok, come ultima cosa, poi ti lascio, voglio chiederti quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera, che sia la carriera da YouTuber oppure la carriera da doppiatore stesso. Ma guarda, io non sono uno che guarda troppo in là, nel senso che vado, ormai me la vivo di anno in anno e ci sono tante cose. Quest'anno, per esempio, ho realizzato uno dei miei sogni, che era doppiare il protagonista di un film a cinema. Ho avuto il piacere e l'onore di fare Shazam, è uscito da poco al cinema. E mentre per quanto riguarda l'ambito web e YouTube, crescere, non lo so, continuare a crescere con quegli iscritti, perché non è tanto una questione di numeri, ma più iscritti hai, più persone raggiungi e puoi dare o comunque trasmettere un messaggio, anche solo il fatto di divertirli o di farli ridere, è comunque un Certo. messaggio che trasmetti. Sì, è così. Poi più persone ci sono e più
come dire, si migliora sempre di più, cioè non vuol dire che Esatto, non si è esatto, bravi, ma esatto. È più. tutta una conseguenza. Esatto. Bene, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente Ma di che grazie a cuore te, per Mario, figurati. questo tempo che ci hai dedicato. Ti mando un grande abbraccio e spero che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi e magari Grazie. ci risentiremo in un'altra puntata, ok? Grazie davvero. Un abbraccione, grazie mille Un Maurizio. abbraccio, grazie.